Il settore giovanile nuorese, che in una nota in merito alle polemiche dei giorni scorsi precisa di essere una matricola FIGC e di non avere niente a che vedere con la Nuorese Calcio, ha stretto un accordo di collaborazione col Frosinone che milita in Serie B. Beh, intanto parto dal presupposto che siamo veramente orgogliosi di aver raggiunto l'accordo con lo Frosinone Calcio, anche perché loro dicono che ci hanno individuato, per adesso siamo gli unici in Sardegna, per il lavoro svolto in questi ultimi anni. Quindi riteniamo di poter fare con loro dei progetti molto importanti, per i nostri ragazzi. Purtroppo la nostra città non è dotata di strutture adeguate, tant'è che noi in questi ultimi anni andiamo a giocare in ogni paesino e dappertutto hanno un campo in sintetico. Qui a Nuoro purtroppo questo non esiste, però noi abbiamo presentato un progetto che ho redatto io al comune a costo zero e quindi pensiamo di svilupparlo insieme al Frosinone Calcio. Le finalità sono quelle di aver raggiunto innanzitutto un accordo con persone di una certa entità e persone serie, perché alla base di questo progetto i progetti si fanno con le persone serie, affidabili, in grado di poter fare un progetto medio-lungo raggio, perché parliamo almeno di 3 anni, 4 anni per poterlo sviluppare in un certo modo. L'obiettivo è quello di innanzitutto far crescere gli istruttori di questa società, perché mi sembra giusto che per far crescere i ragazzi bisogna avere le persone adeguate alla crescita dei bambini o del ragazzo. Dopodiché chiaramente l'obiettivo è quello di dare la possibilità ai ragazzi sardi di poter avere un avvenire nel professionismo qualora ci fossero le capacità.